che non risponde a... Ma va a cagare. Vediamo qualche arma interessante. Arco? Sì, è un'arma decente l'arco. In particolare fa cagare rispetto alle altre armi. Però nella modalità single player hanno fatto sì che mentre stai puntando con l'arco il tempo scorre rallentato, come se fossi in bullet time. Questo lo rende molto comodo. Sei colpi ottima già ce l'ho, revolver già ce l'ho, sono tutte le armi che già ce l'ho. Mini pistola, ma neanche se pagano a me me la prendo. Thomas, vieni fuori. Una bella carabina? No, la carabina pesante è un'ottima arma. La dinamite per qualche assurdo motivo, Thomas, non la posso. Possiamo continuare a muoverci, fratello. Direi che... Ma sì, chi se ne frega. Un arco messicano. Ora vedremo il bullet time dell'arco. Ah, palle! Prendetemi alle spalle! Vai, in testa te la devo conficcare. Ma quante frecce mi dava? Che palle! Che figura di merda! Mi davo giusto una freccia. Tu ti compri l'arco, te lo dà senza frecce, che cazzo te lo compri a fare? Pezzi di... Guarda in faccia, fratello! No! Certo, come no? Boh. Ecco, che stanno facendo? Che stanno facendo? So, ma se vanno via non li troveremo più. Forse dovremmo andarci. Dobbiamo portare la ragazza Devlin. Non posso sparargli, dannazione. Aspettare, se vuoi far incazzare il cobra, accomodati. Gilmore. Corre verso la chiesa. Addio. Facciamoli fuori. Ah, bastardo, l'ho beccato solo sulla mano. Come fanno a spararmi da 80 metri di distanza? Palle. Questa chiesa è uguale a quella del multiplayer. Chi siete? Che razza di domanda è? Calma, non gli permetteremo di farti del male. Siamo... i Charlie's Angels, i Charlie's Angels, i tre. Vediamo di non fare una figura di merda. Pezzi di merda, non li ho mai sparati perché sono troppo lontani con le armi normali. Bastardi! Come cazzo voleva nascondersi? Merda! Che cazzo succede? Perché non muore? Per quale assurdo motivo non muore quel bastardo? Perché non muore? I proiettili non vanno...
Che palle! Mi rimangono anche solo 10 colpi. Ah, ho sparato Juarez. Uno dei... Vabbè, meglio non anticipare nulla sulla trama. Come cazzo cammina la ragazza? Cioè, capisco che tutte le ragazze dei videogame debbano sculettare, però... Juan Mendoza, gli amici mi chiamano Juarez. Remco. E questi sono i miei fratelli, Thomas e William. Grazie mille. No, grazie a te, amico, per aver salvato la mia bella Marisa. Oh, oh, Ray. Pensa... Vorrei invitarvi al mio casar questa sera per festeggiare un po'. Certo, perché no? Eccellente, non è lontano da qui. Chiedete in giro, tutti conoscono Juarez. Sbruffone di merda. Grazie, Ray. Ma la prossima volta, prima di accettare l'invito di un bandito come quello, chiedicelo. Non mi sembra un tipo cattivo. Ti fidi di lui? Non ho detto questo. Io non ti riconosco davvero più. Juan Mendoza era il capo della più grande banda di fuorilegge di Juarez. Tutti lo temevano. Tutti. Anche la bellissima Marisa. Ciò che mi preoccupava maggiormente era il modo in cui Ray la guardava. Ray non si tirava mai indietro. C'era aria di tempesta e non sapevo come evitarla. Beh, chiudi le finestre. No, perdonate questa battuta di merda. Amici, oggi vi ho invitati perché devo fare una cosa e penso che voi siate gli uomini adatti al lavoro. Sì, dobbiamo tagliare l'erba in giardino. I gringos che avete ammazzato lavorano per un pendejo di nome Devlin. Quell'avido bastardo sta facendo saltare ogni montagna a sud del confine alla ricerca di un tesoro che spetta di diritto al popolo messicano. Con popolo intendi te stesso? Naturalmente. Vuoi Devlin morto? Morto, disperso, scomparso. Deve sparire. Ma per arrivare a Devlin dovrete sconfiggere i suoi mercenari. E ci pagherai per questo, no? Vi darò una parte del tesoro. Come sai che esiste davvero un tesoro? È il riscatto per Montezuma, preso in ostaggio da Hernando Cortés. Oro azteco, smeraldi, diamanti grandi quanto un pugno, ricchezze oltre ogni immaginazione. È soltanto una favola. No, mio, è reale, molto reale. E può essere nostro. E dov'è Devlin? Ray, non farei sul serio. Fareste un grosso favore alla gente del posto. Devlin e i suoi uomini hanno ucciso molti innocenti, donne, bambini. I miei fratelli non hanno bisogno di altro sangue sulle mani. Come tutti noi, ragazzo. Anche tu un giorno te le sporcherai. Peraltro, nessuno ha parlato di uccidere, no? Basta che Devlin e i suoi uomini se ne tornino da dove sono venuti. Certo. Affare fatto. Suppongo di sì. Anche se Juarez è un vero bastardo. Si conclude così il capitolo 4. Da Lightning Hawk è tutto. Alla prossima!